Con questo video vogliamo porre la vostra attenzione su una serie che sta riscuotendo molto successo in Giappone. Come potete vedere dal titolo, si tratta di Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Il manga di questa nuova serie è stato presentato in Italia in occasione del Lucca Comics and Games 2018 da Star Comics. Il primo volume sarà dunque disponibile a partire dal 10 aprile. In Giappone questa serie ha cominciato la sua pubblicazione il 15 febbraio 2016 su Weekly Shonen Jump. L'autore è Koyoharu Gotouge e oggi la serie conta già ben 15 volumi e più di 150 capitoli. Come riporta il sito della Star Comics, la trama di questa serie è la seguente. Giappone, albori del XX secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia ad opera di un demone. L'unica rimasta in vita è la sorella minore, Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio ad un avvincente racconto di sangue, spade e avventura. Questa serie è considerata una dei quattro nuovi grandi re di Shonen Jump e conta già circa 3 milioni di copie vendute. Il protagonista di questa storia è Tanjiro, che si mette in viaggio per vendicare la morte della propria famiglia, trovare una cura per la sorella e sconfiggere i demoni. Riuscirà nella sua impresa? L'anime di questo manga è stata annunciata a giugno 2018 ed è partita in Giappone il 6 aprile. È quindi diventato di già anche una serie animata. Non perdete sul nostro canale il video commento al primo volume del manga che arriverà dopo il 10 aprile.